Stefano Ronchi, qui alla Caveglia avete premiato campioni del mondo, vincitori di Tour, vincitori di Giri d'Italia, vincitori di Parigi-Roubaix. Insomma, stasera con Roger De Vlaeminck aggiungiamo un'altra perla a questa bellissima collana. Sicuramente è uno dei corridori, dei miti del ciclismo, di un ciclismo che purtroppo oggi non esiste più. Abbiamo dei grandi campioni oggi, però li vediamo per un mese, poi dopo non li vediamo più. Con Roger De Vlaeminck abbiamo un ciclismo di altri tempi, perché questo corridore cominciava a vincere a gennaio col ciclocross, faceva pista, faceva tutte le attività del ciclismo, faceva tutte le, era poliedrico e vinceva dall'inizio con la Sanremo fino al Giro di Lombardia, senza risparmiarsi con mezzo Giro d'Italia, Giro di Francia. Con De Vlaeminck per noi è un simbolo di questo ciclismo. Questo dovrebbe essere un messaggio lanciato anche agli altri corridori, ai manager e tutti. Noi tifosi, appassionati, vorremmo vedere di più questi campioni correre. Direttore, lei questa sera riceve un premio che è dedicato a chi dedica la vita al ciclismo. Per lei che ha messo la sua professionalità al servizio di questo sport, sicuramente un riconoscimento graditissimo. Assolutamente, soprattutto è la sublimazione di quello che sto facendo, perché ho una grande fortuna. Io ogni mattina me lo ricordo e spero di poter andare avanti a fare, perché in realtà la mia passione è sempre stata il ciclismo. Purtroppo, ahimè, da ragazzino io sono stato respinto dalla strada, perché il ciclismo è uno sport spietato ma giusto, che premia i più forti, premia quelli che hanno le gambe forti, e purtroppo madre natura mi ha dotato di grande passione ma di poco talento, e devo dire che in qualche maniera sono riuscito a coronare questo cammino e comunque il mio sogno di rimanere in questo ambiente sotto un'altra veste, e quindi io questo lo ritengo una fortuna. Prendere un premio, essere così riconosciuto da una società che per anni, importante come il pedale fusindanese, che per anni ha fatto una grande operazione di promozione dello sport del ciclismo in favore dei ragazzi, dei bambini, e che oggi forse rallentata dalla crisi globale che viviamo da anni, hanno saputo comunque reinventarsi e promuovere comunque sempre questo sport con questo riconoscimento, per me è un motivo di grande orgoglio, anzi forse non lo dico per modestia ma anche di imbarazzo, perché in realtà dovremmo essere noi e io per primo a premiare loro, perché fanno veramente attività sul territorio con tantissimi sacrifici, però non nego che in realtà è piacevole essere premiato, e soprattutto è piacevole essere premiato in un consesso così ambito e prestigioso, e devo dire forse mi stanno premiando per quello che non ho dato da corridore, spero di essere appena sufficiente come raccontatore di cose ciclistiche. Alfredo Martini, in questa serata viene premiato un giovane emergente come Matteo Rabottini e un grandissimo campione come De Vlaeminck. Direi che il bello del ciclismo è questo. Ma io comincerei da Rabottini, no? Figlio di Luciano, che a sua volta fu un bel corridore, un corridore da prima fila in certi periodi della stagione. E quindi Rabottini ci ha fatto vivere delle giornate importanti durante il Giro d'Italia del 2012, e quindi le auguriamo che possa proseguire su questa strada, perché il ciclismo italiano ha bisogno di uomini come lui, uomini che siano portati al grande agonismo. Al pubblico piace quando un corridore si batte, può arrivare anche 23esimo, però se si è battuto bene lo applaude.
davvero con il cuore in gola per le ultime pedalate di questa tappa interminabile e per la fuga straordinaria di Rabottini, che stringe i denti ovviamente. Adesso Losada fa lo sforzo per il suo capitano, poi lo si fa da parte, lo vede ai 700 metri per Rodriguez, ma ha ancora 150 metri di vantaggio Rabottini. Mamma mia, che finale, lo può andare a prendere davvero. Va il doppio, non siamo ancora ai 500 metri finali. Quella caduta rischia di essere fatale a Rabottini. Dopo una giornata passata in testa al Giro d'Italia, è nel mirino di Joaquin Purito Rodriguez, che rilancia perché sa che l'avversario è alla fine delle proprie energie, e in maniera crudele, ma questo è lo sport, lo sta andando a riprendere e saltare a 400 metri dall'arrivo. Finale incredibile con Purito Rodriguez, che vuole andarsi a riprendere la maglia rosa e che lo sta facendo nel migliore dei modi, con un'azione spettacolare nel finale. Rabottini prova a resistergli per cercare, non so con quali energie, di lottare ancora per la vittoria di tappa contro l'esplosività di Rodriguez. Stringe i denti Rabottini ai 200 metri, non l'ho ancora staccato. Rabottini resiste, straordinario Matteo Rabottini, ma è durissima rispondere a Rodriguez nel finale più emozionante di questo giro, con Rabottini che è rimasto lì. Prova a forzare adesso Rodriguez, ma Rabottini lo passa ai 75 metri, il finale che non ti aspetti, con Matteo Rabottini che vince la tappa. Grandissimo, incredibile. E Rodriguez e maglia rosa, non ho mai visto un finale del genere. Quell'urlo liberatorio è stato indubbiamente il più bello ed emozionante degli ultimi anni. Stasera, quando abbiamo rivisto l'immagine della tua vittoria a Pian dei Risinelli, l'applauso parte spontaneo. Insomma, tu sei protagonista di un'impresa che ha entusiasmato una generazione, direi. Questo mi fa piacere, vedere moltissime persone che apprezzano e quella tappa, anche se a me piace ricordare solo gli ultimi 100 metri, perché quella tappa è stata durissima dal primo all'ultimo chilometro. There is freedom within. There's freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. Matteo Rabottini, premi ne hai ricevuti tanti, ma delle mani di Roger de Vlaeminck fa tutto un altro effetto. Sì, sicuramente è un campione, è uno dei corridori più forti, quindi ricevere un premio da lui è sicuramente qualcosa di emozionante, e devo ringraziare anche la giuria per avermi scelto quest'anno come miglior giovane. E per quanto riguarda Roger de Vlaeminck, siamo di fronte a un fuoriclasse, almeno per quello che riguardava le corse, quelle che si chiamano monumento, sai, vincere 4 Parigi-Roubaix, 3 Milano-Sanremo, le Fiandre, la Gambe Belghe e tutte quelle corse che in Belgio rappresentavano cose fra le più importanti per lo sport. E lui è stato uno sempre che si è meritato gli applausi, perché corridore onesto, corridore battagliero, corridore che rispondeva bene anche quando c'erano gli attacchi di Merckx, che lui ha corso in un periodo dove c'erano grandi campioni. Quindi questa festa che gli viene attribuita a lui è una festa che lui si merita tutta, con tutto l'amore degli appassionati di ciclismo.
corso 9 anni in Italia, ho corso per Cribiori, per Mediador Sportivo, Valdemaro Battelossi, Piero Pieroni, e sono sempre stato contento in Italia perché c'è sempre il sole, si mangia bene, questa per me è quando posso venire di nuovo. A 21 anni vengo a abitare qui in Italia sicuro. Secondo lei come mai gli italiani si ricordano ancora così con tanto affetto di lei? Hanno molto classe, no, gli italiani, no? Questo è il problema in Belgio, no? Perché non hanno poco classe di là. Erano contenti quando vince la Roubaix in questo momento, ma qui dopo tanti anni ti ricordano ancora e questa è grande classe. Il ciclismo è cambiato tanto oggi, c'è un altro Roger de Vlaeminck? Secondo me no, perché per vincere 509 corse, per vincere una corsa su tre, sono tanti, no? E ci sono dei bei corridori, ma non come me. Piero Pieroni, questa sera il premio alla Cavaglia d'Oro va a un campionissimo che lei ha avuto l'onore e l'onere di allenare, sicuramente un'emozione tutta particolare. Sì, particolare perché Roger più che un campione è stato un cavallo di pura classe, un varenne, un ribot, perché io dico che è il migliore del mondo, ma perché dico che è il migliore del mondo? Perché è unico la classe che aveva Roger in bicicletta, il colpo di pedale. E non aveva neanche Merzi, forse neanche il povero Fasso. Ho legato molto perché forse eravamo due pazzi, due strani, ma gli ho fatto fare tante cose, che lui era molto rigoroso, faceva 130 km di allenamento, con me ne faceva 30 perché era troppo in super allenamento, troppo, si allenava oltre misure e arrivava stanca alle corse. E io ho avuto il coraggio di farlo ridurre i programmi e andata bene così, i suoi ricordi. Comunque io direi che Pieroni de Vlaeminck è stato un binomio davvero vincente. Sì, il Malagista ha vinto 28 corse, grazie a lui c'era anche il premio a vittoria e ho vinto 28 corse anch'io. Now I'm walking again to the beat of a drum and I'm counting the steps to the door of your heart. Shadows ahead, barely clearing the roof, get to know the feeling of liberation and relief. Roger, una bella, bellissima festa. Molto, mai vista così bella, sono molto molto contento. Sì, abbiamo trovato una bella ragazza che ha organizzato tutta questa roba e meravigliosa. Ma la torta era anche buona ancora. È vero, eh? Sì, sì. Con i colori del Belgio, posso, hai notato? Posso mangiare tanto, sì, sì. Oh, ho mangiato troppo in questi due giorni. Ancora un giorno domani e basta. Per mangiare, eh? Silvia, il mito di Roger de Vlaeminck, le emozioni di Matteo Rabottini, la saggezza di Martini, forse l'edizione più toccante della Cavaglia. Onestamente è stato un concentrato di emozioni, fortissime. E in una serata così avere il contatto diretto con questi personaggi che hanno uno spessore come Roger, la sua disponibilità, la sua cordialità, la sua semplicità ci fa capire che coloro che sono
non devono dimostrare niente perché sono. E questo anche per Martini, per Bottini, un ragazzo giovane ma molto serio, molto semplice, molto disponibile. Per me è stata un concentrato di emozioni che, come ho detto all'inizio, è partita dagli occhi, guardando i video, l'emozione poi è scesa al cuore e rimarrà nell'anima questo ricordo e questa serata unica. Sì. Grazie, grazie.